Oggi, 30 ottobre 2011, ci troviamo in prossimità del municipio, dove era stata organizzata un'assemblea pubblica di confronto, di incontro, di discussione sulla tematica abbattimenti. Ricordiamo che l'amministrazione comunale, la procura, a breve adotteranno dei provvedimenti di abbattimento numerosi, quindi pensavamo di trovare qui a questa assemblea, che era proprio stata chiamata Abbattiamo il Silenzio, per avere un confronto tra più idee. Pensiamo di trovare molte persone, infatti ci sono, invito Alessandro ad inquadrare la platea presente, il folto numero di abusivi che si è recato oggi sotto al municipio per discutere di un tema che sicuramente li riguarda. Ovviamente qui ci dovrebbero essere anche coloro che abusivi non lo sono, perché un confronto sano e pacifico è sempre opportuno averlo, però pensiamo almeno di trovare le migliaia di casi di abusivismo e edilizio che ci sono a Bacoli. Questa è la casa comunale, qui c'è l'altro cittadino presente, il caro Alain, a cui chiediamo un po', visto che siamo gli unici presenti, cosa pensi di questa giornata. Abbiamo aspettato un'oretta e mezza, non è venuto quasi nessuno, se non nessuno, dopo l'intervisteremo. Beh, Giosi, prima di tutto sono molto contento di partecipare a questa manifestazione, anche se un grosso dubbio mi rode, non tanto l'assenza, ma il perché di un'assenza. Se uno ha un problema grave come l'abbattimento e non sente di venire in piazza magari a vedere, a sentire, dico, due sono le cose: o ci fa piacere che abbatti, oppure lui ha delle assicurazioni che non verrà mai abbattuto, perché questa tranquillità per me è esagerata. Permette di intervenire, come dicevi tu, amici di amici, amici di rappresentanti istituzionali, di coloro che prima hanno elargito nella speranza di ricevere prebende e adesso fanno la parte dei leoni alla ricerca di abbattimenti o del capro espiatorio in attesa di qualche condono nazionale. Io ho letto il titolo di questa manifestazione, che era Abbattiamo il Silenzio, e purtroppo per raggiungere degli obiettivi bisogna abbattere i silenzi, che fanno raggiungere questi risultati. Io credo che un paese ha bisogno di una riqualificazione morale, e oggi la più grande rivoluzione del terzo millennio credo che abbia un solo nome: la solidarietà, ma non intesa come momento di carità o di solidarietà significa l'uomo per l'uomo, l'uomo per il problema, l'uomo per la risoluzione del problema. E questa è la grande rivoluzione che manca. Io credo che oggi Bacoli abbia dato una brutta risposta. Io vorrei intervenire dicendo che io sono qui, come penso anche tu, non per difendere i singoli casi. Io non ho costruzioni abusive, a lei non le ha. Ho pensato di fare. Mi viene il dubbio, vuol dire che siamo tutti e due che abbiamo costruito, cioè che siamo qua. Io stavo pensando di costruire proprio allo Scalandrone, non so se possiamo avere qualche rassicurazione in tal senso. Comunque, non sono qui per difendere singoli casi, amici o parenti, ma sono qui per parlare di un problema grave che va affrontato in maniera non tecnica e specifica, ma nella sua propria questione politica e drammatica. Con te all'altro giorno abbiamo fatto una bella riflessione, se tu la vuoi sviscerare. Sì, è una domanda che la faccio io da cittadino qualunque, a qualsiasi amministrazione, sia di destra, di sinistra, di centro. Io dico, qual è il momento vantaggioso di un'operazione come quella che si sta conducendo a Bacoli? Noi non siamo per l'illegalità. Chi ha sbagliato, in un contesto generale va bene così. Ma arrivato a un certo punto, quando la situazione diventa poco chiara e si vogliono solo creare capi espiatori o cose maledettamente scorrette, allora mi viene voglia di dire, e in special modo quando sento che il politico dice noi non possiamo fare niente, è sbagliato. La politica nasce dall'uomo, è l'uomo che fa le leggi, e quando li sbaglia li può anche correggere. Io credo che in tutto questo, faccio una domanda ai politici locali e nazionali, anche i politici che sono in villa comunale guardando qui se c'è qualcuno, ovviamente. Io penso che oggi fare politica è, ecco, sociale, essere direttamente coinvolti in tutti i progetti, anche mentre stanno per pulire il lago, mentre qualcuno fa un'altra manifestazione. Però io vedo che queste amministrazioni preferiscono sempre le cravatte e i tavoli precostituiti, le altre cose mancano. Allora io vorrei domandare quale operazione può portare vantaggio ad una questione come questa. Io credo che il discorso sia un po' più articolato. Non deve pagare, se deve pagare, solo chi ha costruito,
perché io credo che esiste anche una linea sottile che si chiama istigazione al continuare. Istigazione al continuare sarebbe che purtroppo le amministrazioni, purtroppo chi le ha condotte, doveva nel far nascere le cose stroncarle, anche per non far pagare ai cittadini tutti quei soldi che vanno ad investire. Tu pensa che uno per esempio ha lavorato 30 anni in un cantiere tipo Bagnoli, 50.000 euro li vuole investire, dico, abusivo non si può fare, sono d'accordo, ok, io metto un pilastro, la legge mi dice immediatamente lo devi abbattere, forse la legge dice bene, perché se io dico immediatamente ti faccio risparmiare un sacco di soldi, io ti metto il sigillo e non ti abbatto il pilastro, domani ne faccio un'altra mille lire, io finisco la casa, ho i miei investimenti, viene la magistratura e dice io ti devo abbattere. No, se tu mi devi abbattere, devi anche prendere in considerazione chi mi ha istigato e non ha fatto il proprio dovere tutelando sia i miei interessi economici che quello dello Stato. Ma allora dico, c'è un errore di fondo. Questo errore di fondo noi lo paghiamo il triplo e lo pagano anche i cittadini, perché se io devo andare a battere la casa alla signora Tizio X, come vi diceva poc'anzi un altro cittadino, ci sono parecchi miliardi da pagare. Lo Stato fa due danni, fa tre danni. Uno, protegge l'illegalità. Due, toglie le case alla gente. Tre, li fa diventare di nuovo senza casa. Scusa, ma questa è la politica della gente, la politica, uno Stato, un'amministrazione, si può porre mai contro questi principi, insomma, io non lo so, la domanda è questa qua, cosa ne trae il politico, la politica da questa operazione sbagliata a monte? Ci troviamo in un territorio che ha un piano regolatore non aggiornato dal 76 e a questo punto, passati oramai decenni, ritengo che sia una tattica oculata per creare buchi neri e dare la possibilità agli infiltrati di turno per poter far costruire costruzioni abusive in cui il politico di turno, poi eletto alla casa comunale, si pone come il nuovo potentato. Lo Stato non esiste perché io non lo faccio esistere e quindi arrivo io e sono il nuovo padrone, quindi voi dovete dare solo a me, e quindi sono cittadini che per il diritto alla casa danno tutti i loro risparmi, vendono la propria dignità, vendono la loro libertà, vendono il loro voto al politico di turno, e questo è un caso cittadino e generale. Tu parlavi di chi doveva andare a controllare il pilastro, l'altro pilastro, mettono questi sigilli simbolici nella speranza poi di ricevere elargizioni varie per far sì che poi questo sigillo non abbia efficacia, non ha senso dare 22, 23, 24 sigilli, al primo sigillo si abbatte. Un grande letterato dell'illuminista milanese Cesare Beccaria, nel suo trattato dei diritti e delle pene, pone i fondamenti del diritto penale non solo italiano ma europeo, quindi abbiamo in Italia è nato, diciamo, il fondamento di questa nuova modo di intendere il codice penale. Lui in pratica diceva in maniera molto spicciola: se io mando in galera un ragazzo che ha rubato e gli faccio scontare un anno, due anni e poi lo rigetto in strada, non ho fatto niente, bisogna capire perché quel ragazzo ha rubato. Quindi la politica deve essere la politica anche che legifera, perché non sono leggi divine ma sono fatte dagli uomini per l'umanità, deve prevenire. Io devo indicare perché quel ragazzo ha rubato, forse perché c'è povertà, devo anche fargli pagare quello che ha fatto, poi devo riproporre in una società che gli permetta di non rubare, perché chi ruba lo fa perché ha necessità, chi ha, e io parliamo solo delle case di necessità, ora Lenne ribadiamolo, chi ha speculato non solo in termini di voti ma in termini anche economici in questa città e in tutte le altre città devono pagare in prima istanza, chi ha abusato per necessità l'ha fatto per necessità, perché quei diritti costituzionali previsti da una Costituzione che ci garantisce la presenza di questo Stato, e per cui abbiamo deciso di unirci in collettività, altrimenti siamo ad uno Stato barbaro e primitivo, tutti contro tutti, non l'abbiamo fatto, siamo riuniti in società, abbiamo fatto una Costituzione, quella Costituzione deve essere rispettata, lo Stato non garantisce il diritto alla casa, chi deve rappresentare lo Stato a livello locale, ufficio tecnico, polizia municipale, consigliere comunale, sindaci, assessori, si sostituiscono allo Stato come padroni di turno per poi ricevere in prima istanza le prebende, e quindi il cittadino diventa da compartecipe di una democrazia a suddito del padrone di turno. Questa è una valutazione che volevo fare. Concludiamo. Concludo nel dire una cosa, che vediamo che tutte le istituzioni si affacciano ai balconi e parlano di solidarietà. Io credo che la solidarietà vada anche presa sotto l'aspetto che quando noi andiamo a casa delle persone esistono bambini
esistono famiglie, esistono anziani, esistono ammalati, e se l'uomo non ha un briciolo di solidarietà verso queste situazioni, è inutile che le istituzioni si vestano e si mettano la cravatta e parli di solidarietà. È una solidarietà abusiva che non compete a questa gente. Io credo che solidarietà significa andare ad aiutare dove c'è bisogno di aiuto. Un attimo ad Alessandro, che vuole farci una domanda. Sì, io volevo farvi una domanda, perché prima di parlare di abbattimenti, io penso che si dovrebbe parlare, come avete accennato anche voi prima, ma vorrei che questo venisse meglio sviscerato, di diritto alla casa. Io per mia formazione mi interesso molto ai numeri, e secondo me i numeri, ben lungi dall'essere aridi, molte volte parlano e sono molto più eloquenti di tante frasi. Nel 1951 a Bacoli c'erano 18.000 abitanti, nel 2001, 50 anni dopo, c'erano 27.000 abitanti, quindi nel corso di 50 anni Bacoli è cresciuta in termini di popolazione, malgrado molti giovani siano andati via, siano stati costretti ad andare via, è cresciuto del 50% nel giro di 50 anni. Allora la domanda che molto brevemente volevo porvi è questa: le autorità nel corso di 50 anni hanno dato la possibilità a questo 50% in più della popolazione di vivere, di poter avere un proprio alloggio come vuole la Costituzione italiana? Una seconda domanda brevissima che volevo porvi è questa: Bacoli ha anche ambizioni di tipo turistico, è stato fatto qualcosa per aumentare o per incentivare la ricettività turistica su questo territorio, quella legale io intendo, non quella illegale come hanno fatto alcuni dei nostri politici? Grazie. Do subito il microfono ad Alain, volevo soltanto salutare il pubblico che c'è dalla Villa Comunale che ci guarda con piacere, politicanti in cerca d'autore. Beh, questa è una nota dolente di questo paese. Io dico un'altra cosa, io faccio parte forse di quel 50% che è arrivato 30 anni fa in questo paese e non è stato capace di comprarsi una casa e di costruirsi una casa. Sono uno che dopo 40 anni pago ancora il pigione. E allora sotto questo aspetto ne avrei tanto da dire, anche sulla costituzione, la costruzione di cooperative che hanno creato quei casinotti, scusate il termine, e oggi ne abbiamo anche ancora le conseguenze, soldi ancora da dare, non si sa chi deve pagare il terreno, niente, sotto l'aspetto della situazione questo paese non ha fatto niente per quanto riguarda le abitazioni. Per quanto riguarda il turismo dirò di peggio. Dirò di peggio perché siamo ritornati indietro. Io nel 78, quando sono arrivato qua, era un paese che si affacciava alla zona Flegrea con dei locali, c'era il Sibilla Garden, il Mabel, c'erano altre realtà, diciamo strutture, c'era un cinema, c'era comunque tu la sera potevi anche uscire a Bacoli. Oggi non c'è più niente. C'è solo desolazione, perché la sera alle 8 tutto sta fermo, i nostri giovani per trovarsi un'ora di divertimento vanno fuori e questo paese rimane in mano a quei pochi che fortunatamente o sfortunatamente hanno avuto la fortuna di insediarsi sulle coste e producono sacchetti e carrioli di soldi. E qua il discorso va ancora oltre, magari queste strutture poi dessero ai cittadini del lavoro non nero, per esempio pagando 40 euro un ragazzo che lavora sulla spiaggia. Sono tutte queste cose che in questo paese in 30 anni non hanno fatto un metro, ed è molto molto, diciamo, o forse c'è una spiegazione, e ritorno al tuo titolo, abbattere il silenzio. Se io voglio comprare la macchina tua e stai in buone condizioni e si presenta bene, tu mi dici un prezzo di mercato. Se invece tu la tua macchina me la vuoi vendere senza vetri, senza
sul mercato a un altro prezzo. Allora vuoi vedere che questo paese sta in mano ad una svendita? La mia preoccupazione è questa, che quel poco che ancora dobbiamo difendere, Villa Cerillo, campo sportivo, scuole, impianti, cinque lenze, tutte risorse a noi favorevoli come momento di crescita, diventano momenti sfavorevoli. Vendiamo, svendiamo. Non lo so, domando, dico, ma è questa la politica corretta? È questo che il cittadino oggi vuole? Oppure il cittadino sa bene, insomma, che qua stiamo perdendo tempo? Nel concludere dico che oggi anche poche persone qui hanno abbattuto il silenzio. Abbiamo messo dei pilastri abusivi perché questa manifestazione non era autorizzata da nessuno. Chi vuole ci venga a mettere il sigillo? Qualche autorità. Io concludo rispondendo alla domanda di Alessandro, vorrei dire, ripeto un concetto che già ho sviscerato prima. Lo Stato non è un'entità aleatoria, lo Stato non ha assicurato quello che doveva assicurare perché aveva personaggi che lo interpretavano e che non hanno saputo garantire quello stesso fondamento dello Stato stesso. Il dipendente comunale, la polizia municipale, l'ufficio tecnico, i consiglieri, i sindaci sono lo Stato e nel momento in cui queste persone fanno un abuso di potere utilizzando il loro potere per poter elargire al cittadino bisognoso quella che è una sua necessità, commette un abuso e quindi il primo abusivo sono i primi abusivi sono coloro che nonostante sappiano di rappresentare lo Stato ne abusano per poter avere dei propri privilegi. Noi chiudiamo questa giornata dando poi mandato ad altre riunioni in cui parlare degli stessi temi finali di cui tu stavi sviscerando perché c'è una svendita del territorio. Posso dire l'ultima cosa? Non lo so se voi andrete sulle nostre macchine da lavoro che si chiamano computer e andrete a vedere questa intervista. Parlo direttamente con voi che state nella villa comunale e ci state guardando. Noi non stiamo né facendo politica beggera, non stiamo accusando nessuno, stiamo solo cercando di avere un colloquio anche con voi che invece di stare arrampicati ai tubi venivate qua semplicemente e dicevate anche la vostra, perché credo che un paese che vuole rinascere non ha bisogno di gente che si nasconde dietro gli alberi, ma c'ha bisogno di gente che esca fuori allo scoperto e dica cosa vuole fare. Una brevissima domanda, ultima, scusatemi se vi rubo tempo, ma è questa, quindi il fatto di non fare il proprio dovere facendo quelli che avrebbero dovuto essere dei piani territoriali per lo sviluppo del territorio e il fatto di chiudere entrambi gli occhi permettendo l'abusivismo spicciolo e poi prendendosela in questo momento soltanto con i più deboli è stato usato come merce di scambio per avere voti o no? Risponderei soltanto dicendo andate a vedere i risultati elettorali degli ultimi 40 anni a Bacoli, può bastare questa risposta? Bisognerebbe andare a vedere anche altre entità che hanno bisogno di voti. Qua nel comune io l'ho denominato il palazzo dei vizi continui. Chi ce ne ha più ce ne metta comunque. Ringraziamo tutti, due secondi al pubblico per chiedere se vogliono che la casa gli sia abbattuta. Diamo la parola a loro. Il pubblico tace.